Venerdì alle 17 qui in Palazzo di Fraternita verrà presentato un altro volume degli Annali Aretini. Di cosa si tratta? Sì, dunque innanzitutto è il 18° volume in una corsa, come già avevamo annunciato nei mesi passati, a recuperare il tempo perduto, ma non soltanto per quello che poteva essere l'ultima gestione, io tengo a precisare, ma anche proprio un tempo ancora più addietro. E questa volta il volume è ricco di contributi molto specifici, avendo dato spazio anche al congresso e al convegno su Giovanni Rosini, un lucignanese molto particolare nell'ambito anche dell'arte ottocentesca in qualità appunto di collezionista oltre che di personaggio, diciamo, di cultura dell'epoca. Il secondo spazio particolare è stato dato ai colloqui di Raggiolo, che ormai sono abitué degli Annali Aretini. Poi ci sono invece i contributi che la Fraternita seleziona in un qualche modo liberamente, di natura archeologica, di natura storico artistica, questa volta dando largo spazio a giovani, giovanissimi che si sono occupati, cominciando da Maria Gatto, per arrivare a un gruppo di giovani studiosi. Laureatisi nella università nostra di Arezzo, che hanno dato contributi importanti alla riscoperta del Settecento aretino.